Ciao a tutti, benvenuti su Indovina lo Spot e soprattutto benvenuti su All You Can Italy, il canale in cui impariamo l'italiano insieme divertendoci. Oggi ho per voi un gioco. Giochiamo insieme e parliamo di tormentoni e pubblicità. Sì, ti presenterò una parte di uno slogan famoso. Tu dovrai indovinare il resto della frase. Cos'è un tormentone? Beh, è un'espressione, una locuzione, una frase fatta o anche un motivo musicale che acquista rapida diffusione e popolarità attraverso la sua costante ripetizione. Esistono moltissimi tormentoni pubblicitari che sicuramente conosci. Quelli di pubblicità americane, come quella del McDonald's, I'm loving it. Oppure Red Bull, ti mette le ali. E così via. Beh, lo sapevi che esistono tantissimi tormentoni simili anche nella lingua italiana. Frasi ormai entrate in uso comune e che spesso significano anche cose diverse da quelle che originariamente volevano significare nelle pubblicità. Quindi giochiamo insieme. Ora sarai tu a dover indovinare lo slogan completo. Ricordati, ti do solo l'inizio di questa frase pubblicitaria molto famosa. Il resto, indovinalo tu. L'analcolico biondo. Prova a indovinare e poi vedrai lo spot. Si tratta di una bevanda. Dino un crodino che mi devo rifare la bocca. Subito. Tutto bene, sì. Mica tanto, sai, caro, no? Sono stato dal dentista, ho ancora l'anestesia. Un saporaccio. Già i miei dentisti, è vero, che poi a me i denti servono. E beh, lei coi denti ce l'ora. C'è campo, più che altro. Ciao, Franco. Vuoi un crodino, caro? Che accade? Alle scarpe strette! Crodino, l'analcolico biondo, fa impazzire il mondo. Che mondo sarebbe? Uno spot dolcissimo. Il secondo. Se dico Nutella, tu cosa dici? Ah, Nutella. L'altro giorno stavo facendo merenda, quando a un certo punto... Chissà se le piacerà. Certo che gli è piaciuta. Nutella è sempre un po' speciale. Che mondo sarebbe senza Nutella? Tormentone numero 3. Silenzio. Forse cerca di mostrarsi. Anna, poi hai cambiato casa. Non riesco a convincere il gatto a muoversi. Posso avere l'acqua o l'avete noleggiata? È un film senza storia, privo di dialoghi. Sono una giornalista, non posso accettare l'uso della tecnica come semplice esibizione. E tu? Tu sei geloso? Silenzio, parla Agnesi. Tormentone numero 4. Dove c'è Barilla? Cosa c'è dove c'è Barilla?
dove c'è Barilla, c'è casa. Tormentone numero 5. Non è proprio fame. Cosa sarà? Ambrogio? Signore? Avverto un leggero languorino. Ci fermiamo per prendere qualcosa? Non saprei che cosa, Ambrogio. La mia non è proprio fame. È più voglia di qualcosa di buono. Capisco, signore. Dovremmo tenere in auto qualcuno di quei Ferrero Rocher. Mi ero permesso di pensarci, signore. Bravo, Ambrogio. Pensi proprio a tutto. Ferrero Rocher soddisfa la voglia di buono. Numero 6. E qui una stessa pubblicità ha dato luogo a ben due tormentoni. Più lo mandi giù. E il secondo tormentone, di cui ti do solo l'inizio, è «Il caffè è un piacere». Di quale pubblicità si tratta? Mi sembra di sognare. Ma che? Ecco il tuo caffè. Anatoli, ma che ci hai messo dentro a risolvere? Ma perché? Che ti sei? E c'ho le allucinazioni. Ecco, adesso mi sembra di vedere tre selvaggi. Ma li vedo pure io. Ma allora sono figli. Ma come siete entrati? Buono. Anatoli, qui si è sparsa la voce. È buono? È la bazza. No, che la bazza, è la vazza. Eh sì, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è? È il suo. È la bazza. Sfido che è buono. È qualità oro Lavazza. Il caffè delle grandi occasioni. Qualità oro nel pacco da 200 e in quello da 400 grammi che conviene di più. Oh, è Lavazza, eh? Più lo mandi giù e più ti dirà su. Tormentone spot numero 7. Una telefonata. Con sinistra, tira via il ginocchio. Caricate. Avete un ultimo desiderio? Potrei fare una telefonata. Pronto, Mario, come stai? Io bene, bene. Sono con degli amici. Sì, sì, sta bene. No, è l'altro, il piccolo. Cosa vuoi, corre dappertutto, poi suda e sa male. No, domenica non vengo. Per fare 30 km ci vogliono 3 ore. Dai, parliamone per telefono, che conviene. Scusi, non si potrebbe avere una sedia? Grazie. Allora, vai al mare quest'estate? Beato te. No, io non ci riuscirò. Teresa ha i parenti in montagna, lo sai, poi lì si passeggia, ti viene fame, mangi. L'anno scorso ho preso 3 chili. Vabbè, sì, ti lascio. Ci sentiamo. Salutami Marco. Ah, è lì? Passamelo allora. Marco, che fine hai fatto? Meno male che c'è il telefono. Come stai? Una telefonata allunga la vita. Numero 8. Passiamo alle cucine. Perché Scavolini è... La numero 1, la più bella, la più amata dagli italiani. Certo che gli applausi e il successo fanno sempre molto piacere, però bisogna meritarseli, come Scavolini, che fa le cucine come le amiamo noi italiani. Belle, curate in ogni particolare, complete di tutto, con soluzioni adatte ad ogni famiglia e con materiali fatti per durare. Cucina Scavolini, la più amata dagli italiani. Numero 9. Non so se vi piaccia, ma è così tenero che... Di che spot si tratta? Il grissino è molto fragile, eppure c'è un tonno tanto tenero che si taglia come un grissino. È tonno Rio Mare. Il tonno così tenero che si taglia come un grissino. Rio Mare è tonno di prima scelta. Rosa, gustoso, tenero. Soprattutto tenero. Tonno Rio Mare, così tenero che si taglia come un grissino. Numero 10. Ricordati, non ci vuole un pennello grande, ma... Sì.
Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico. Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande. Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello, cinghiale. Cinghiale, la grande marca della perfezione. Per dipingere, verniciare, tinteggiare, per il fai da te, c'è sempre un pennello marca Cinghiale che ti aiuta. Presto e bene, sempre avviene con pennelli Cinghiale. Numero 11. L'inizio è breve breve. Falqui. Brava, oggi sei in forma. Sì, in forma grazie a Falqui. Il confetto Falqui al bisogno regola l'intestino efficacemente. Falqui, basta la parola. Falqui, basta la parola. Leggere attentamente le avvertenze. Numero 12. Altissima. Viene dalle sorgenti d'alta quota. È altissima. È purissima. Altissima, purissima, levissima. Levissima, levissima. Tormentone numero 13. Pulita dentro. Come finisce questo tormentone? Ma nel conturbante mondo della televisione mi rimane immacolata? Sì. E questa rocchetta ti fa essere pulita dentro e bella fuori? Mi fa fare tanta plin plin. E pure te anche l'anima. Rocchetta, acqua della salute. E ora, per finire, le stelle sono tante. Si sente il sapore del sole. Si sentono i sorrisi e l'allegria. Si sente l'amicizia e la voglia di cose buone. Quando arriva la bella stagione, la buona stella è con te. Le stelle sono tante, milioni di milioni. La stella di Negroni, la stella vuol dire qualità. Sei Negroni, si sente. Allora, li hai indovinati questi tormentoni? Avevi già ascoltato queste pubblicità, le avevi già viste? Eh sì, la pubblicità, i film, danno alla lingua sempre qualcosa di nuovo. E molto spesso questi slogan, questi tormentoni, entrano nella lingua colloquiale di tutti i giorni come modi di dire, frasi fatte, che vengono utilizzati anche in contesti extra pubblicitari. Io vorrei sapere se ne hai indovinate alcune e quante. Fammelo sapere in commento. Continua a stare con noi e a imparare a migliorare la lingua italiana anche divertendoti. Un saluto da All You Can Italy e alla prossima!